Poracci, come non riconoscere il leggendario Diablo 2 e il suo livello segreto pieno di mucche? Martino è stato velocissimo, mentre con le risposte sbagliate mi avete fatto spaccare. Cito assolutamente Diablo Immortal con le sue due variazioni e anche ovviamente mucchi di nemici. Sono fiero di voi, bravissimi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere una struttura open world. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Andremo ad analizzare e commentare insieme il primo trailer di gameplay di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e poi parleremo anche del primo filmato di gameplay vero e proprio di Sonic Frontiers che è appena uscito, e chiuderemo con il ritorno di un leggendario game designer, Yu Suzuki. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a criticarli tutti e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione e io ho detto tutto. Bene, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Mentre siamo in trepidante attesa di scoprire cosa ci riserverà lo State of Play di domani notte, che noi ovviamente seguiremo insieme in live sul sito Viola, Jeff Keighley ha iniziato a fomentare il pubblico con qualche succosa anticipazione del suo evento, la Summer Game Fest. L'inizio formale della terza edizione dell'evento, che in pochissimo tempo ha soppiantato l'E3, avrà luogo la prossima settimana, il 9 giugno, alle ore 20 italiane. Pur non avendo ancora svelato nulla a proposito del contenuto della serata, Keighley ha intanto reso noto quali studi saranno partner dell'evento, garantendo così la loro presenza, con annunci e quant'altro. Oltre a esserci tutti i big del settore, tranne ovviamente Nintendo, c'è anche parecchia benzina per riaccendere il fuoco dei rumor. Chi ancora spera in un progetto a tema Silent Hill di sicuro terrà d'occhio Bloober Team, ma ci sarà anche Capcom. Che sia la volta buona per annunciare il tanto rumoreggiato remake di Resident Evil 4? Warner Bros. Poi potrebbe calare l'asso con Gotham Knights e Hogwarts Legacy e Square Enix, magari parlare di Final Fantasy. Vabbè, dai, non vogliamo troppo con la fantasia, però avete capito il concetto. Le aspettative sono molto alte, ma gli show di Jeff Keighley molto spesso si risolvono in un nulla di fatto. Voi siete hype? Ok, non c'entra nulla, ma buttate comunque un occhio sui prossimi giochi del pass previsti per la prima metà di giugno. Gli appassionati della serie di Assassin's Creed potranno tornare su Origins, visto che la patch che promette di sbloccare il framerate a 60 fps arriverà domani, mentre gli amanti dei beat'em up in tre dimensioni devono recuperare assolutamente la trilogia di Ninja Gaiden. E perché no? Vale la pena dare un'occhiata anche al simulatore di combattimenti spaziali, Chorus. Ne ho sentito parlare un gran bene. Direi una prima metà del mese bella solida per il servizio Microsoft, non trovate? Fra pochissimo andremo su Scarlatto e Violetto, però è giusto parlare del vero scossone appena avvenuto in casa Pokémon. Jinichi Masuda abbandona il suo ruolo di Managing Director di Game Freak per entrare a far parte dei ranghi di The Pokémon Company. Il cofondatore dello studio di sviluppo è diventato nel corso degli anni uno dei nomi più controversi legati al brand e spesso viene associato al calo qualitativo intrapreso preso dalla serie con gli ultimi episodi. Quello che è certo però è che Masuda ha fatto la storia del brand, occupandosi prima delle musiche e poi arrivando a ricoprire il ruolo di director a partire da Rubino e Zaffiro. Chissà come uno scossone del genere cambierà gli equilibri interni a Game Freak, e se il cambio ai piani alti comporterà anche un riassestamento della catena produttiva dell'azienda. Che ne pensate di questo passaggio epocale di Masuda? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno, perché finalmente la nona generazione di Pokémon è stata introdotta con un breve ma interessante trailer di gameplay che ha accenna ad alcune delle feature principali dei nuovi giochi. Più che una presentazione approfondita, si è trattato di un teaser di tutto quello che i giochi Pokémon avranno da offrire, sia in termini di novità rispetto al passato, sia di elementi ricorrenti interni alla serie. Come avevamo pronosticato, e non è che ci volesse un genio, Scarlatto e Violetto saranno una sorta di sintesi tra quella che è stata l'esperienza più aperta e moderna di Arceus e il classico JRPG a turni, perfetto per garantire l'impostazione competitiva della serie. Balza subito all'occhio che ci sono dei netti miglioramenti grafici rispetto alle leggende Pokémon, ma porca miseria se c'è ancora tanta strada da fare. Se i modelli dei protagonisti e dei Pokémon sono ora molto più convincenti, sia in termini di modelli poligonali che di animazioni,
gli ambienti sono spogli più che mai e stride ancora di più lo stacco netto qualitativo che c'è tra l'ambientazione di gioco e i personaggi che la attraversano. La scelta poi di uno stile semi-realistico per quanto riguarda i personaggi umani mette in luce tutta la limitatezza di questo motore poligonale che, dispiace dirlo, ma risulta ancora pienamente insufficiente. Come lasciato intendere dal filmato e poi in seguito confermato dal sito ufficiale, il gioco sarà il primo vero open world della serie e sarà possibile giocare in co-op fino a 4 giocatori e staremo a vedere se Game Freak riuscirà finalmente a introdurre un vero multiplayer online in grado di far vivere a più amici la stessa avventura. Ho trovato poi adorabili i nuovi Pokémon mostrati, molto di più negli artwork che nella loro realizzazione poligonale, e allo stesso modo anche le leggendari spaccano di brutto, nonostante la forma eccessivamente fallica di Miraidon. In ogni caso, i due sembrano rafforzare l'idea di una storia attraversata dalla tematica centrale del contrasto tra tradizione e modernità, e il loro design riflette in modo originale questo dualismo. Se da Arceus, oltre al 3D, all'impostazione aperta è stato preso anche lo stealth, i combattimenti tornano quelli classici a turni. Attenzione però perché potrebbe esserci una piccola rivoluzione interna alla serie. Scarlatto e Violetta avranno due diversi professori e chissà se questa non sia solo una di tante differenze a livello narrativo che caratterizzeranno in modo più marcato l'identità dei due titoli. Che dire quindi, c'è ancora molto da scoprire, ad esempio ancora non sappiamo quale sarà il tema del gameplay che andrà a sostituire le Dynamax, ma direi che questo trailer ha dato esattamente quello che ci si aspettava. Scarlatto e Violetto sembrano essere due titoli molto classici che però allo stesso tempo tenteranno di reinventare la serie, nonostante una realizzazione tecnica imbarazzante. Voi che idea vi siete fatti grazie a questo primo sguardo su Porolatto e Schifetto? E a proposito di prime impressioni, è giunto il momento di parlare di Sonic Frontiers. Poracci, io non riponevo alcuna speranza in questo progetto, ma dopo aver visto il filmato di gameplay appena pubblicato su IGN, mi sono dovuto ricredere. Potenzialmente ci troviamo di fronte a uno dei migliori Sonic 3D di sempre. Ieri infatti abbiamo avuto un velocissimo teaser che si concentrava più che altro sulle opzioni offensive di Sonic, ma ora IGN ha rilasciato un trailer di ben 7 minuti dove viene mostrata l'esplorazione del mondo di gioco e assolutamente dovete recuperarvi questo filmato. Poracci, togliamoci subito la parte dolorosa. Si vede che si tratta di un titolo in fase di sviluppo e sì, a livello tecnico ci sono parecchie cose da aggiustare. A non convincere è il framerate ballerino e il massiccio pop-in degli elementi in lontananza, due elementi che mal si sposano con un gameplay che punta tutto sulla rapidità di esplorazione. Però direi che l'approccio di Sega all'open world, scelto per Frontiers, è ottimo e in un certo senso mi ha ricordato quanto visto in Bowser's Fury. Più che creare una mappa gigantesca da esplorare senza soluzione di continuità, qui abbiamo tante micro aree che rappresentano il corrispettivo di un mini livello o di un percorso prestabilito. Una piccola sfida di attraversamento che si esaurisce all'interno dei suoi stessi confini. Un punto di interesse ben visibile anche dalla lontananza, che già solo al primo sguardo può far intuire al giocatore quale sia il compito da svolgere in quella determinata area. Mi sembra il modo più intelligente per spezzare il ritmo di un attraversamento altrimenti senza sosta e dai ritmi serratissimi. Invece, tra piccoli puzzle ambientali e vere e proprie giostre antigravitazionali, già da questo primo estratto di gameplay si intuisce il ritmo di gioco e la sua portata, una caratteristica spesso assente negli altri Sonic in 3D. C'è insomma tantissimo da dire, anche se abbiamo visto veramente poco. Voglio sapere anche la vostra, però io intanto vi dico che se questa è l'ossatura dell'open world, partiamo benissimo. Starà al team di sviluppo poi riuscire a creare un'impalcatura valida in grado di stimolare il giocatore a una continua esplorazione e qui ci sarà bisogno sia di una maggiore varietà stilistica che di un gameplay in grado di integrare obiettivi vari e coerenti con la traversamento stesso. Però non fatevi ingannare dall'apparente vuotezza degli scenari, non è un valore negativo in assoluto. Se c'è una cosa che Breath of the Wild ci ha insegnato è che l'esplorazione può essere protagonista e si può rendere uno spazio interessante anche sottraendo elementi. Non c'è per forza bisogno di stimolare continuamente l'attenzione del giocatore con espedienti che rischiano di interrompere l'immedesimazione. Quindi per me Frontiers è diventato improvvisamente un titolo stra atteso. Voi cosa ne pensate?
E chiudiamo Poracci con un altro ritorno epocale, sempre legato a una storica figura Sega. Parlo di Yu Suzuki, il leggendario game designer che è pronto ad approdare su Apple Arcade con una nuova produzione. Pochi giochi mi hanno devastato come Shenmue e credo che nutrirò sempre il massimo rispetto per Yu Suzuki e la rivoluzionaria idea di game design che cercò di plasmare con una delle produzioni più ambiziose di sempre. Air Twister è praticamente poco più che una piccola produzione indie, siamo lontanissimi dai budget stratosferici dell'epoca del Dreamcast, ma vi prego guardatevi il trailer perché questo endless shooter è una delle cose più assurde su cui poserete gli occhi quest'anno. Il gameplay rimanda ovviamente a Space Harrier, che omaggia in più di un'occasione, ma stilisticamente siamo da tutt'altra parte. Qui abbiamo un bizzarro mix indescrivibile dove a farla da padrone sono questi cigni giganteschi e la protagonista sembra un rip-off di Zero Suit Samus. Il tutto tranquillamente sarebbe potuto essere stato messo su un CD-ROM per Dreamcast, non trovate? Il titolo sarà pubblicato sul servizio in abbonamento il 24 giugno e porca miseria, sono tentatissimo di fare la pazzia e abbonarmi solo per provare Air Twister. Datemi un solo valido motivo per non farlo. Poracci, salvatemi! E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e con una live dove seguiremo insieme lo State of Play di Sony. Mi raccomando, voi nel frattempo fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Scarlatto, Michele Violetto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ho come la sensazione di aver sbagliato tutto, ma me ne frego.